Allora, dopo un po' di tempo, ben trovati. Il mio ultimo intervento, vi ricordate, era 15-20 giorni fa, una lettera aperta ad Agostino di Bartolomei in occasione dei 20 anni dalla sua morte. Quindi bentornati, bentrovati, bentornati all'appuntamento per quello che riguarda il mio canale YouTube. E allora, parliamo di calcio, logicamente ancora una volta, parliamo di mondiali. In questo momento sono passati 2 giorni esatti, due giorni fa l'Italia usciva dal Brasile, usciva dal Mondiale, 2 giorni fa, quindi 48 ore fa, c'è stata quella sconfitta con l'Uruguay. Quindi mentre io vi sto parlando, l'Italia è rientrata a casa, gli azzurri sono tornati in Italia, dove chiaramente sono stati accolti malissimo. Una pillola di Mondiale. Quello che io vi dirò chiaramente adesso su questo mondiale sono degli appunti, sono dei miei appunti, delle mie considerazioni, non sono delle lezioni, per carità, non voglio fare lezioni, predica a nessuno, sono degli appunti di un tifoso che si è divertito, esaltato, depresso con questo mondiale. Allora, per fare una risata, per farvi fare una risata, pensa a Francesco Totti. A quello che sta andando in onda sul web, Francesco Totti che praticamente, insomma, come se dicesse: daje manica di pippe che ve li porto a casa. Ma insomma, questi che tornano a casa ma sono delle pippe, io non credo. Certamente non sono dei fenomeni, ma non credo nemmeno che siano dei giocatori così mediocri. Allora, diciamoci tutto quanto. Io mi ero ripromesso di fare un intervento sul mondiale dopo la qualificazione dell'Italia. Uno potrebbe dire: ma che tu ci credevi? Sì, io vi dico la verità, sinceramente, col materiale che noi avevamo a disposizione, che non è formidabile, ma comunque è buono, è accettabile, io credevo che ci saremmo qualificati almeno per gli ottavi, se non per i quarti, e comunque ero certo, certissimo, che avremmo superato il girone di qualificazione. E ecco perché mi ripromettevo di fare l'intervento qui su YouTube dopo che l'Italia si fosse qualificata. Invece non è stato così. Questo è il mio primo intervento sul mondiale, non è stato così, e quindi lo dico con molto rammarico, con molta tristezza. Non credevo sinceramente. La partita con l'Inghilterra, non dico che mi avesse entusiasmato, però mi ci aveva fatto credere. Con l'Inghilterra avevo visto buon calcio, avevo visto intensità, avevo visto anche calcisticamente delle cose belle, buone, positive. Nulla, nulla che mi facesse pensare quello che poi è accaduto con la Costa Rica. Ecco perché usciamo dal Brasile, ecco perché usciamo dal Mondiale. Paghiamo quella partita col Costa Rica, perché per assurdo puoi perdere anche con l'Uruguay, per assurdo. Ma perdere con i giovanotti, con quei giovanotti del Costa Rica, cioè è allucinante, è assurdo. Per carità, onore al Costa Rica, Davide ha messo sotto Golia, ammesso che noi ancora siamo dei giganti, ma non credo. Onore al Costa Rica, che ci ha messo sotto tatticamente, che ci ha creduto di più, che ci ha messo rabbia, volontà. L'Italia, niente. L'Italia dopo 20 minuti aveva finito la sua partita. L'Italia catatonica, Italia morta, spenta, praticamente, ripeto, dopo 20 minuti del primo tempo. Allora, io da appassionato di calcio vorrei sapere cosa è accaduto, perché mi rifiuto di pensare il caldo. Sì, il caldo è un bel alibi, ma 20 anni fa in America, ai mondiali negli Stati Uniti, ma faceva molto, ma molto più caldo, molto più umido. Quindi il caldo è un alibi, ma fino a un certo punto fa caldo anche per gli altri. Allora, cosa è successo? Io questo vorrei sapere un giorno da Prandelli. Cosa è successo in quella maledetta partita col Costa Rica, dove praticamente l'Italia è sparita? Abbiamo smesso di giocare. La partita con l'Uruguay, primo tempo così così, ma abbiamo commesso, fatemi dire, un grande errore con l'Uruguay, al di là della paura dei due mostri là davanti, Cavani e Suarez, al di là degli errori dell'arbitro, non c'era l'espulsione di Marchisio, c'era anche un bel rigore per l'Uruguay per fallo su Cavani,
per carità, è chiaro che quell'espulsione ci ha penalizzato perché ha rotto l'equilibrio di una partita. Forse in 11 contro 11 avremmo strappato il pareggio, ma qual è stato il grande errore che ha commesso l'Italia a mio giudizio? Quello di gestire la partita. L'Italia ha giocato in modo timido, contratto, a volte quasi pauroso, perché la posta in palio era altissima. Quindi lo sbaglio dell'Italia è aver gestito il pareggio, perché ci andava bene anche il pareggio. Quindi aver gestito quel risultato è stata la nostra rovina e ci ha fregato praticamente. L'Italia ogni volta che deve gestire un risultato poi va male. Mi fate dire che questo insuccesso, la partita, la sconfitta col Costa Rica, è molto peggio rispetto a quella con la Corea. Io mi rivolgo a quelli malati di calcio con me, appassionati di calcio, che ci hanno qualche annetto in più. La partita con la Corea, cioè, fu allucinante. Questa è stata molto peggio. Almeno con la Corea l'Italia ha giocato. Abbiamo giocato, ci abbiamo provato fino alla fine. L'Italia rimase in 10. Perché a quell'epoca poi non c'erano i cambi, non si potevano effettuare sostituzioni, parliamo del 1966, ma perfino la partita con la Slovacchia, quella di 4 anni fa in Sudafrica, la sconfitta, l'ultima sconfitta, quella che ci ha tagliato fuori, ci ha mandato a casa, perfino quella partita, voglio dire, sì, brutta per carità, ma non è stata così ignobile come questa col Costa Rica. Cioè, pazzesco, io ancora non ci credo. E questa partita, cioè l'uscita dall'Italia, dimostra che il nostro calcio in questo momento è perdente, chiaramente perdente nei confronti del calcio internazionale. Siamo in crisi, il calcio italiano è in crisi. Non sta a me dire quello che bisogna fare. È chiaro, bisogna anche curare i divari, ecco, soprattutto quello, tornare a curare il divario, riportare su il calcio italiano, altrimenti saremo sempre perdenti ancora per tanti anni. Staremo a vedere poi chi sarà il nuovo presidente, il nuovo allenatore. A proposito di allenatore, ecco, mi hanno colpito delle parole che ha detto Prandelli. L'Uruguay, quando partiva, faceva impressione. Il nostro calcio non ha questi elementi. Ha funzionato con l'Inghilterra, ma non con le altre squadre. Bravo mister, è una dichiarazione di grande sincerità, e il nostro calcio in questo momento non ha dei fenomeni. Bravi giovani, Darmian, Verratti, che mi sono piaciuti molto, ma non ci sono più i grandi fenomeni. Non c'è Cannavaro, non c'è gente come Nesta, non c'è Camoranesi, non c'è Totti, non c'è nemmeno Luca Toni, voglio dire... parliamo di grandi giocatori che ci hanno fatto vincere il mondiale in Germania 8 anni fa. Luca Toni, io me lo sarei portato, certo, col seno del poi tutto è possibile. Io mi sarei portato Luca Toni perché ha fatto un campionato strepitoso, perché alla Germania, mica sono matti, Löw, allenatore della Germania, si è portato Klose, che ha 36 anni, ha solo un anno in meno di Luca Toni. Io ripeto, col senno del poi, chiaramente me lo sarei portato. Certamente avrebbe fatto meglio di Balotelli, che ormai è diventato una palla al piede. Mi dispiace dirlo, perché a me piaceva tanto questo giocatore, ma ho capito che questo è uno che alla nazionale non serve, è stata una palla al piede. Cioè, abbiamo praticamente giocato quasi sempre in 10 uomini, cioè, quindi secondo me via Balotelli, che è un equivoco clamoroso, spacca lo spogliatoio, l'ha fatto capire anche De Rossi, basta con le figurine, ci vogliono uomini veri. Quindi è fallito, caro Prandelli, l'esperimento Balotelli. Però Prandelli qualche cosa doveva averlo capito nella gestione di Balotelli, che questo è uno così, questo ha 23 anni, non cambierà mai, non è un campione, non è un fenomeno. È un buon attaccante, ma non è un top e probabilmente non lo sarà mai. E allora finisce qua il mio intervento sui mondiali. Complimenti alla Colombia e alla Costa Rica, che per me sono le grandi rivelazioni di questo mondiale. L'Olanda è la mia favorita. Torneremo a parlarne in un prossimo appuntamento.